Salve a tutti e benvenuti su OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Il video di oggi riguarda l'argomento visione e postura, un argomento di primaria importanza. Innanzitutto, cos'è la postura? La postura viene definita come la posizione del corpo nello spazio, nella sua globalità, oppure riguardante le sue componenti, quindi gli arti, il tronco, il capo. La postura può essere sia statica, quando il corpo è fermo, ma può essere anche dinamica, quando il corpo è in movimento. Il sistema che gestisce il controllo della postura viene detto sistema tonico-posturale, ovvero un insieme di strutture le cui funzioni permettono al nostro corpo di opporsi alla forza di gravità e di assumere una serie di posizioni nello spazio-tempo. Questo sistema tonico-posturale può essere schematizzato come segue qui a destra e riceve afferenze somatiche, vestibolari, ma soprattutto visive. Quindi c'è un legame fra la postura e la visione, anche da un punto di vista anatomofisiologico. Il sistema visivo invia informazioni al sistema tonico-posturale di tipo esterocettivo e quindi puramente visosensoriali, informando l'organismo sull'ambiente esterno, quindi attraverso il network retinocorticale, e informazioni propriocettive attraverso i muscoli oculari estrinseci e in particolare attraverso dei network che connettono il sistema visivo con le strutture che si occupano del controllo dei muscoli che regolano la posizione del capo e delle spalle. Dunque la visione ha il compito di informare l'organismo sulla posizione del corpo nello spazio. Non a caso gioca un ruolo di primo ordine nella postura e può essere definito il sistema visivo come un sistema feed forward, ovvero un sistema di preinformazione, in quanto fornisce informazioni all'organismo per poter eseguire un'attività prima che essa venga svolta. Lo stretto legame fra la visione e la postura le rende inscindibili e capaci di influenzarsi reciprocamente. Infatti, ad esempio, un astigmatismo non compensato potrebbe indurre una posizione anomala del capo, quindi un problema discendente, oppure una posizione anomala del capo, viceversa, potrebbe indurre una foria verticale, quindi un problema ascendente. Nel primo caso, la compensazione ottica o comunque la terapia visiva può essere risolutiva, quindi migliorare sia la funzione visiva che la postura. Nel secondo caso, la soluzione ottica o la terapia visiva non è una condizione necessaria e sufficiente, ovvero potrebbe migliorare la situazione, ma potrebbe non essere risolutiva. Dunque, a tal proposito, è sempre ottimale lavorare in un ambiente multidisciplinare, dove ci sono più professionisti diversi, ognuno con competenze diverse e quindi tutti insieme come una squadra si riesce a risolvere le problematiche di un determinato utente. Le relazioni fra la visione e la postura sono dimostrate sia da fattori di tipo meccanico che da fattori di tipo neurofisiologico. I fattori di tipo meccanico prendono in considerazione i muscoli oculari estrinseci, infatti essi fanno parte della catena propriocettiva posturale e una modificazione nella loro tensione è in grado di produrre delle variazioni a livello di tutto l'organismo, quindi dal capo fino all'appoggio podalico. Infatti prendiamo come esempio degli occhiali che vengono centrati male, oppure se vogliamo i premontati che non sono centrati proprio nei confronti di un individuo che li indossa, essi possono indurre determinate tensioni oculari e quindi dei muscoli oculari tali da produrre una posizione anomala del capo fino ad uno scompenso per quanto riguarda la colonna vertebrale e l'appoggio podalico. A livello neurofisiologico, le informazioni visive destinate al controllo posturale viaggiano attraverso un contingente di fibre ottiche paracentrali e periferiche
che dalla retina si dirige verso la formazione reticolare, dove si incontra con le informazioni motorie provenienti dalla corteccia motoria prima di andare poi oltre, quindi di proseguire. Inoltre vi è una connessione anatomofisiologica fra i nuclei oculomotori, quindi i nuclei del terzo, del quarto e del sesto nervo cranico, e il nucleo del nervo accessorio, ovvero dell'undicesimo nervo cranico, il quale è deputato ad innervare i muscoli cervicali. Infatti, solitamente negli disturbi oculari vi è un ipertono del trapezio superiore che induce delle alterazioni posturali. La stimolazione dello sternocleidomastoideo provoca delle alterazioni a livello accomodativo, con conseguente tensione da parte del trapezio e quindi del collo, e quindi conseguenti alterazioni posturali. Non bisogna dimenticare la relazione fra il sistema visivo e l'apparato stomastomiatico. Infatti, il nervo trigemino, in particolar modo attraverso la sua componente motoria, si occupa di gestire la masticazione e invia informazioni ai nuclei oculomotori, quindi al nucleo del terzo, del quarto e del sesto nervo cranico. E quindi c'è questa relazione già fra apparato stomastognatico e sistema visivo, e quindi una problematica visiva potrebbe produrre una posizione anomala del capo, la quale produce a sua volta un determinato adattamento mandibolare, quindi un'occlusione anomala, diciamo. Inoltre il trigemino poi proietta al nucleo del nervo accessorio, ovvero dell'undicesimo nervo cranico, confermando poi la relazione fra sistema visivo, apparato stomastognatico e postura. Dunque, anche per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Le critiche fanno sempre, sempre bene e fanno crescere. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video, bella Opto Style.